seduta del 25 giugno. Programma operativo in sanità. Proposta di legge elettorale regionale. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale, nella seduta del 25 giugno, ha ricordato Barbara De Anna, funzionario dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, deceduta il 21 giugno in seguito alle ferite riportate nell'attentato a Kabul del 24 maggio. L'Assemblea ha poi approvato all'unanimità un ordine del giorno sul futuro dei livelli occupazionali nelle province. In primo piano. Illustrato in quarta commissione dall'assessore alla sanità Ugo Cavallera, il programma operativo che contiene le misure per il raggiungimento degli obiettivi di rientro in sanità che dovrà essere approvato a Roma. Per il governo del sistema è emersa la previsione di una cabina di regia all'interno della direzione sanità che monitori lo stato di attuazione degli interventi. Fra le diverse azioni contemplate, anche iniziative per ridurre la spesa farmaceutica, soprattutto ospedaliera, che rimane su livelli molto superiori a quanto richiesto dalla Spending Review. Oggi l'assessore Cavallera in Commissione Sanità ci ha illustrato il programma operativo, così pure il dottor Morgagni. La Commissione si aggiornerà al prossimo martedì, prendiamo la giornata di consiglio proprio per l'importanza dell'argomento. L'interfaccia con il governo nazionale è abbastanza rigida e vediamo però di recuperare tutte le risorse possibili per una sanità efficiente, per una sanità che produca anche delle economie. L'assessore Cavallera di fatto ha confermato la delibera del suo predecessore. Si chiude in maniera definitiva l'ospedale Valdese nonostante la sentenza del TAR, si chiude il punto nascita di Carmagnola, non c'è un numero adeguato di posti letto per non autosufficienza, è un piano di rientro che fa lacrime e sangue e strage dei servizi sanitari e sociali della nostra regione. Una modifica tecnica per rendere pienamente effettiva la possibilità di vendere ai profughi italiani gli alloggi di edilizia sociale a essi riservati. Questo in sintesi il contenuto del disegno di legge approvato dalla Commissione Urbanistica e Opere Pubbliche riunita in sede legislativa. Sono passati molti anni da quando molti italiani hanno dovuto lasciare l'Istria. Una legge nazionale consentiva il loro inserimento all'interno delle comunità locali anche attraverso interventi fortemente agevolativi nell'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sono passati molti anni e apparentemente una legge un po' lontana dalla storia. Questo non ha fatto venire a meno il diritto loro a vedere riconosciuto anche in Piemonte un diritto che la legge nazionale gli ha concesso. La legge che è passata oggi in seconda commissione, in sede legislativa, è una risposta, per fortuna quella definitiva, ai profughi che dall'Istria sono venuti qui nel nostro paese e per cui nel 1951, poi negli anni 80 successivamente, sono state applicate le leggi proprio per dare loro la possibilità di avere una casa. Quindi anche qua in Piemonte questo diritto, dopo tanti anni, è stato sancito con la legge, con questa modifica tecnica che era indispensabile per poter dare loro una risposta. I comuni di Carosio, Druogno, Ostana, Alpette e Pomaretto hanno recentemente promosso e sottoscritto una proposta di riforma della legge elettorale regionale per l'istituzione di 50 collegi uninominali che è stata presentata a Palazzo Lascaris. Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e i vicepresidenti Roberto Placido e Fabrizio Comba hanno riferito ai sindaci che la proposta è al vaglio della commissione di garanzia. La proposta che parte dal territorio per dare un peso percentuale anche al territorio. In questo momento la legge elettorale che è vigente non considera assolutamente il territorio, quello rurale, quello più marginale. Con questa proposta stiamo cercando di portare avanti un concetto che è d'obbligo il governo della gente, ma anche il territorio ha bisogno di essere e necessità di essere governato. Il Piemonte ha un 55% dei territori in area montana più tutto il discorso dell'area rurale e della pianura. Speriamo che questa proposta abbia almeno un attimo di presa su chi deve poi andare a fare la nuova proposta di legge elettorale. In breve. Raccolta funghi, danni creati dalla fauna selvatica, raccolta rifiuti sono i principali argomenti trattati dal Consiglio delle Autonomie Locali, che ha poi espresso all'unanimità il parere favorevole al disegno di legge numero 336 in materia di ambiente e aree protette.
Il provvedimento modifica e adegua alle nuove norme nazionali e regionali diverse leggi precedenti in materia. Successivamente i componenti del CAL hanno affrontato il tema delle comunità montane, ricordando che il 5 luglio scade il bando per i commissari liquidatori, mentre le funzioni che erano proprie delle comunità montane passano ai singoli comuni. Nella riunione della prima commissione bilancio e affari istituzionali, l'assessore ai rapporti con le società a partecipazione regionale Agostino Ghiglia ha presentato il piano strategico di razionalizzazione delle partecipate, oggetto di un emendamento che verrà sottoposto al voto del Consiglio. In termini numerici, ha precisato l'assessore, soltanto per quanto riguarda le società partecipate tramite Finpiemonte, ne verranno liquidate o cedute 12 su 33, con un risparmio rispetto alle perdite attuali di circa 2 milioni di euro l'anno. Dalla robotica all'MP3, dal motore elettrico alle città intelligenti, la copertina del numero di giugno di Notizie è dedicata alle eccellenze tecnologiche e scientifiche che vedono il Piemonte autore di numerose scoperte e innovazioni. Ma il magazine della Regione Piemonte celebra anche l'importante anniversario del Club Alpino Italiano, che nacque proprio a Torino 150 anni fa, con un ampio servizio sul passato e sul presente del CAI, nonché sulle glorie dell'alpinismo piemontese. I 150 anni di fondazione del Club Alpino Italiano a Torino è stato un evento importantissimo. Sicuramente già abbiamo fatto molti eventi, ma seguiranno poi altri eventi nelle sezioni, perché con le 81 sezioni del Piemonte si sono attivate per continuare i festeggiamenti. Sarà poi il clou per la chiusura del festeggiamento dei 150 anni, sarà poi ad ottobre, quando verrà messo poi una targa al Valentino, dove nato praticamente il Club Alpino Italiano. Tutti i miei genitori e nonni erano guide alpine e maestri di sci, quindi per me è stato naturale sceglierla anche come professione, la montagna. Non so, esperienze in montagna le ho avute sia nella mia montagna che il Monte Rosa, le prime esperienze che poi ho portato avanti. Sono andato in Himalaya, in Patagonia. E quindi ogni esperienza vale tanto per me. La montagna la vivo così a 360 gradi, sia d'estate che d'inverno, con l'arrampicata su roccia, lo sci, il ghiaccio e tutta la mia vita, insomma. Il Teatro Riubarra di Torino ha ospitato un evento di partecipazione e riflessione allargata dal titolo «Tutte le innovazioni hanno rilevanza sociale». Accademici, istituzioni, ricercatori, civil society, imprenditori e giovani hanno condiviso analisi, bisogni e proposte operative sul tema dell'innovazione sociale per articolare insieme una visione di sviluppo per il territorio piemontese. La Regione Piemonte e la provincia del Verbano Cusio-Ossola ripropongono un servizio di trasporto su gomma anche nelle giornate festive durante il periodo estivo da domenica 30 giugno fino al 30 settembre per il collegamento Verbania-Torino-Verbania. I turisti dalla VCO potranno avere l'opportunità di visitare la città della Mole durante il weekend e per contro i torinesi avranno l'occasione di organizzare una gita fuori porta a prezzi decisamente competitivi, tra i 20 e i 28 euro andata e ritorno, a seconda della destinazione prescelta a Rona, Stresa o Verbani. Credo che sia importante dare l'opportunità di un servizio così significativo ai turisti, 2,5 milioni di turisti nel nostro bacino turistico, ma anche alla comunità, alla gente che potrà andare a Torino. Sappiamo quanto è difficile andare a Torino col treno, praticamente impossibile. Con questo autobus a un prezzo calmierato si potrà andare a vedere le bellezze di Torino, e tanti torinesi, soprattutto in un anno di crisi economica come questo, dove magari le famiglie privilegiano il turismo di giornata, venire sul Lago Maggiore, venire nelle nostre valli a vedere le bellezze del Verbano Cusio-Ossola. Un sostegno al comparto turistico, degli operatori, dei pubblici servizi, ma soprattutto un servizio alla comunità e ai turisti. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente si è svolto a Timișoara, Romania, un convegno su progetti studenteschi, tra i quali quello del Liceo Azzur, denominato Tineri Decide, i giovani decidono, ispirato all'iniziativa Ragazzi in Aula, promossa dal Consiglio Regionale del Piemonte. Prosegue così la collaborazione tra enti, che ha visto la partecipazione lo scorso anno di una delegazione di insegnanti, studenti e del comune di Timișoara alla seduta conclusiva della 15ª edizione di Ragazzi in Aula.
Venerdì 5 luglio è in programma a Palazzo Lascaris il convegno Scenari e prospettive per il futuro del Tibet, organizzato dall'Associazione per il Tibet e i diritti umani del Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con la comunità tibetana in Italia. All'evento, che si svolge in occasione del centenario della proclamazione dell'indipendenza del Tibet, partecipano Penpa Tsering, presidente del Parlamento tibetano in esilio, e diversi parlamentari nazionali e francesi. Continuano ad aumentare le iscrizioni al servizio InfoAtti. Ampio l'interesse anche da parte di enti pubblici e organi di informazione. Un modo veloce per essere informati via mail su provvedimenti legislativi e deliberazioni, interrogazioni, interpellanze presentate, discusse, approvate in aula e in commissione. Per accedere dal sito www.cr.piemonte.it, tendina Leggi e Banche Dati, si clicca su InfoAtti del Consiglio e si effettua la registrazione.